In situazioni in cui è necessario avere il totale controllo sull'immagine, è consigliabile scattare in formato RAW per registrare tutte le informazioni che il sensore è in grado di catturare. Il RAW è però un formato proprietario, strettamente legato alla macchina che lo genera, e può variare non solo in base alla marca, ma anche al modello della fotocamera. Il produttore della fotocamera deve fornire le specifiche di decodifica, o direttamente all'utente come software, o ai produttori di altri software. Senza questo passaggio, un nuovo formato RAW non può essere aperto. Questo significa che se un'azienda produttrice uscisse dal mercato, modificasse la propria tecnologia o abbandonasse quel formato, nessuno in futuro sarebbe più in grado di leggere le immagini salvate in quel formato e il danno sarebbe enorme. Adobe ha sviluppato un formato RAW universale denominato DNG, Digital Negative, rilasciando pubblicamente le specifiche. Il DNG nasce quindi per l'archiviazione e risolve il problema della mancanza di uno standard aperto per i file RAW. È buona abitudine quindi, quando si scatta in RAW, convertire il file originale, ad esempio un CR2 come quello di Canon o un NEF come quello di Nikon, in DNG, usando Photoshop, Lightroom o più in generale i software capaci di gestire il RAW. Per la conversione potete anche usare DNG Converter, applicazione gratuita rilasciata da Adobe e disponibile online. L'applicazione è sempre aggiornata per consentire la gestione e la conversione di tutti i nuovi file RAW che di volta in volta escono sul mercato con le nuove fotocamere. Col formato DNG, inoltre, potete salvare sia i dati del formato RAW originale convertiti in DNG, sia il RAW di origine. Il peso del file raddoppia, ma in futuro sarete in grado di trattarlo con il software originale della fotocamera. Se sviluppate un file RAW e ne correggete densità, contrasti e colore, in automatico si crea anche un altro piccolo file, dall'estensione .xmp, contenente le indicazioni matematiche delle correzioni effettuate. Quando riaprite l'immagine in RAW, se il file in formato XML viene rilevato, lo scatto viene trattato mantenendo le modifiche. In caso contrario, i cambiamenti effettuati vanno persi. Il DNG invece ingloba i dati XML relativi alle correzioni, conservando le informazioni e semplificando l'archiviazione. Il DNG sta guadagnando terreno e credibilità ed è al momento il formato più consigliato per l'archiviazione a lungo termine delle immagini.